Sì, siamo in procinto di partire con la quinta edizione di un URBLab, un Contamination Lab, ossia un laboratorio che ha come obiettivo quello di promuovere lo spirito imprenditoriale degli studenti. E, il termine laboratorio sta a sottolineare una delle caratteristiche più car distintive di questo percorso di apprendimento, che è data dal fatto che in questo corso gli studenti lavorano, quindi sono chiamati a lavorare in gruppo, a realizzare progetti, a fare simulazioni, a fare presentazioni, quindi sono in campo attivamente e soprattutto sono chiamati a lavorare insieme per elaborare idee imprenditoriali che potrebbero anche diventare vere e proprie imprese, come è accaduto con alcune idee che sono state proposte dagli studenti delle edizioni passate. E siamo sicuramente convinti che Urbino possa beneficiare, diciamo, di una iniezione di imprenditorialità, perché appunto quando si parla di start-up o di nuove imprese non bisogna pensare soltanto a attività con un alto contenuto tecnologico, perché anche competenze o risorse, diciamo, di natura umanistica o culturale, di cui Urbino è ovviamente molto ricca, potrebbero essere materia prima molto importante e di valore per creare iniziative imprenditoriali anche di successo. Partiremo a marzo, le domande scadono entro il 28 gennaio, quindi c'è ancora tempo per iscriversi. Tutte le informazioni sul bando, requisiti, le modalità per presentare domande sono sul sito dell'Ateneo e abbiamo anche una pagina Facebook che si chiama UniUrblab. Quindi anche lì possono trovare tutte le informazioni. E il bando prevede l'ammissione di 24 persone, però il corso è tutto gratuito e quindi ci aspettiamo di ricevere molte domande di studenti interessati, creativi, desiderosi di mettersi in gioco con questa esperienza che ecco, risulta sempre molto stimolante. Ecco.